Cari amici vicini e lontani, la nebbia agli erticolli. Qui sto vicinando sale. E come, maestrale? A Putipù, non me lo ricordo più, anche se voi potete immaginare, poi lo saprete perché io tante volte l'ho citato. Questa è la più bella poesia, sì. Stranamente a me piace perché la poesia, sì. A me... Questa è San Guido, davanti, sì, a San Guido. Davanti a San Guido, sì. È l'unica che vera, perché ha un pathos ambientale, sì. Cioè, esatto. Collega il sentimento all'ambiente. Esatto. Tanto è vero che viene fatto studiare nelle scuole medie. Io sono sempre stato, come voi sapete, un fan di Carducci e quando ho l'occasione di citarlo, lo cito. Adesso a te la parola. Beh, allora, io... Intanto devi presentare questo libro. Dopo. Prima parliamo di quell'argomento che ti accennavo ieri. Va bene. Che è troppo importante. Allora, voi potete... Da anni io e Giorgio ogni tanto andiamo a riprendere delle tematiche che per noi sono rilevanti e sono talmente rilevanti che riuscire ad approfondirle è difficile, ma soprattutto è difficile perché le informazioni che noi andiamo a cercare sono tenute volutamente celate in maniera... ossidante, diciamo così, ecco, no? Cioè viene ossidata e, diciamo, distrutta la prova e quindi andare poi a ricercarla per uno, un neofita che fa comunque ricerca, che sono 50 anni che fa ricerca, comunque in certi ambiti o se all'interno in maniera inossidabile, a questo punto invece non ossidabile ma inossidabile, e allora tu hai accesso alle informazioni, quelle vere, oppure devi, diciamo, cercare di barcamenarti, come facciamo noi, all'interno di quelle scarne informazioni che riusciamo ad interpretare più che a ricevere come trapelate e che portano poi comunque dei ragionamenti diversi da quelli che la storiografia e la geopolitica ufficiale. E allora... Io ci ho sempre avuto nel corso degli anni, come anche Giorgio immagino, adesso immagino, proietto una immagine, diciamo così, immaginifica, e cioè dico, a me quando io guardo alcuni temi, alcuni fatti, alcuni eventi, mi immagino sempre di vedere un quadro in cui c'è un tipo seduto su una sedia che non c'è. Sì. Cioè si vede che lì, sotto il culo di quello lì, c'è una sedia. La si immagina perfettamente anche addirittura il modello, l'epoca, sì, che è stata costruita, così, diciamo, il facsimile, però poi non riesce a vedere la sedia. Allora uno, sì, si domanda, dove cazzo è finita sta sedia? Si è seduto sul nulla. Sul nulla. Sì. Viene questa immagine perché così, sì, ieri sera. E quindi è questo il discorso, cioè noi vediamo qualcuno seduto ma la sedia non c'è. Allora è chiaro che c'è una sedia che noi non vediamo. Ed è quella che spiega come è possibile che quel tipo sia seduto senza cadere in terra. È certo. È chiaro? Non so, certo, se la metafora appare evidente, ma così siamo per capirci. Allora, qualche giorno fa, io poi sono un cultore di Wikipedia, non, sì, non fideisticamente, perché pure lì scrivono una marea di cazzate, sì, ma la interpolo e la interpreto in base alle conoscenze e informazioni che già abbiamo verificato, che ci provengono da altre fonti. Le informazioni, faccio una piccola interiezione, certo, le informazioni, ancorché incredibili, sono molto importanti al fine di aprire la funzione mentale. La quale funzione mentale entra in gioco... quando appunto c'è una valvola che viene aperta. Perché? Perché la storia, comunque sia raccontata, non è mai, soprattutto se diventa ufficiale, espressione di una realtà, di un passato più o meno credibile. Su queste cose noi ci dobbiamo basare, perché è la revisione della storia
quella che porta alle trasformazioni sociali. Ricordiamoci che se c'è un paese che ha avuto una storia intensissima, che va sistematicamente rivista per approdare a un livello di libertà, come dimostrato ad esempio in questo libro, che ad alcuni sembrerà piuttosto strano, beh, allora tutto ciò comporta la necessità costante della revisione. Siccome non possiamo risalire ai primordi, intanto tanto ci riferiamo al Medioevo, ma poi e soprattutto ci riferiamo dall'Ottocento al Novecento. Bravo. Diciamo che io stavo facendo un altro percorso per arrivare poi al focus di quello che è l'argomento che vogliamo trattare, però anche questa è una direttrice importante. E allora, poi ti farò, ti coinvolgo e ti coinvolgerò a mettere insieme i tasselli di questo puzzle, perché tutto è composto da tasselli. Ogni scenario ha tantissimi piccoli elementi che vanno tenuti conto nel momento del ragionamento, della raccolta dei dati e dell'elaborazione dei dati. E allora, come hai detto giustamente, una cosa importante da dire è che quando parliamo io e lui non è che ci siamo messi d'accordo il giorno prima un'ora prima. Il tempo non ce l'abbiamo. No, ma a parte quello, è una elucubrazione del momento, istantanea, e quindi il percorso logico che vogliamo tracciare viene continuamente smussato dall'intervento dell'altro, che ravviva ovviamente la comunicazione, capiamoci bene, non è che è un danno, è un vantaggio, però molte volte porta lontano e porta ad elementi veramente nuovi. E vabbè. E allora, lui parlava di 800-900, parlava non di 1800-1900, ma dell'800 e del 900. No, parlavo del 1800 e 1900. Ah sì, ok. Sì. Allora, parlavo del Medioevo. Parlavo del Medioevo, quindi pensavo 800-900. E poi, oltre al Medioevo, facciamo un salto. Ah, ecco. Facciamo un salto dell'epoca, diciamo così, rinascimentale, che è già stata ampiamente sviscerata. E c'è sicuramente qualcosa da conoscere ancora, però non è come invece l'Ottocento, perché dietro alla storia dell'Ottocento, che non è quella che raccontano, c'è del Novecento, c'è un'infinità di cose adesso, che bisognerebbe conoscere. E adesso appunto tutto questo prelusione, questa prefazione, era per introdurre poi quello che adesso diremo, che è una rivisitazione che stravolge completamente i concetti fondamentali, le pietre miliari che voi avete preso come buone e che fanno da riferimento a qualunque ragionamento poi successivo. Che hanno insegnato nella scuola media e nei licei. E invece questo è completamente una truffa, è tutto, come abbiamo detto centinaia di volte, moltissime volte, tutto quello che sapete di storia e di geopolitica non è vero. Coerentemente falsificato. Ma banalmente, sì, perché basta andare a vedere un attimo il quadro, uno vede che c'è la persona seduta e la sedia non c'è, dice, oh cazzo, ma sta sedia che fine ha fatto? L'hanno volutamente cancellata. Oppure gliel'hanno levata dal culo e ancora non se ne accorge. E quello si continua a mantenere così in equilibrio instabile, come se ci fosse una sedia. Vabbè, qualsiasi riferimento al sacro seggio che oggi si no, è esibito nella piazza, parleremo di quello. Vabbè, prosegui. Allora, tutto nasce, diciamo, il filone principale, perché allora la storia ha un inizio all'origine, attorno al 24.000 avanti Cristo, quando l'uomo è diventato sedentario, cioè l'ominide è diventato, cioè già era sapiens sapiens, insomma, per capire, all'epoca, con il retroterra di feedback di conoscenze, ovviamente non poteva andare oltre. E quindi attorno al 24.000 avanti Cristo ci sono delle iscrizioni rupestri
quelle delle grotte rosse in Francia. Soprattutto c'è scritto fesso chi legge, che poi quando la scoprire, insomma, qui no, le prime cose che ha fatto l'uomo faceva le impronte delle mani. Perché? Perché era un messaggio univoco, ma soprattutto comprensibile, sì, emblematico della conoscenza del sé, della consapevolezza del sé, che sì, è l'elemento principale della differenziazione fra uomo e animale. Certo. E quindi niente, tutto questo insomma, per dire che attorno all'800 dopo Cristo arrivano i Franchi, un po' prima veramente, attorno al 780, arrivano i Franchi e poi nelle varie elaborazioni belliche, storiche, eccetera, arriva Carlo Magno. Carlo Magno che, guarda caso, anche lui... chiamato da sua santità, sì, ricordiamocelo sempre. Certo, certo. Perché? Perché in quel momento lì era il leader militare. Esatto, se no sua santità non l'avrebbe chiamato. Certo. E non entriamo nelle motivazioni storiche del dettaglio del perché l'ha chiamato, che cosa stava a fare Carlo Magno a Roma. Ma lo descrive il Manzoni, sì, basta leggere esatto, il Manzoni. E allora arriva e viene nominato imperatore, incoronato imperatore in San Pietro, che non è il San Pietro attuale, ma è l'antico San Pietro, perché fino al 1450 circa era una delle quattro basiliche extraurbane di Roma, dove diciamo, venivano raccolte i reliquari e tutte quelle cose che sappiamo. Vabbè, non cambiamo discorso perché sennò non ne usciamo più. Insomma, fatto sta che avviene il fatto. Siccome all'epoca essere imperatore o re era una questione di famiglia, non dinastica, ma proprio di famiglia. Come oggi, cambia il nome, sì, ma più o meno è quello. E allora viene nominato alla morte di Carlo Magno, vengono nominati i suoi tre figli come re di Francia, re di Burgundi e tutti i cavoli, non entriamo nel dettaglio, insomma, fatto sta che a un certo punto si innesca questa dinastia, che poi si estingue, rinasce, dinastie parallele, non entriamo nel dettaglio, ma alla fine di tutti questi giochi si arriva a Enrico IV. Allora, fino a quel momento lì si esisteva, allora facciamo un flashback, quando l'impero romano era al crollo, uno delle caratteristiche, dei ruoli e delle diciamo sovranità di cui godeva l'imperatore c'era anche quella dell'essere Pontifex Maximus, e cioè il pontefice massimo, cioè quello che faceva i ponti originariamente, cioè aveva quella cultura scientifica capace di poter fare i progetti e realizzare i ponti. Per traslato significava anche creare i ponti con l'aldilà. Ma certo, ma che poi appunto col tempo, nei secoli, da costruttore di ponti, diciamo, concreto, reale, diventava costruttore di ponti metaforici. E da lì tutta una serie di cose che non è il caso di dire, ma insomma, fatto sta... Metaforici e euforici! Allora, io ho perso il filo. Cioè, c'era quindi questa, diciamo, sovranità che diciamo, deteneva il pontefice. Nel momento in cui da una parte l'impero crollava, dall'altra invece la cosiddetta religione di Stato, che è stata diciamo promulgata con l'editto di Tessalonica del 393 d.C. e che appunto delegava i poteri dell'imperatore al pontefice massimo, a quello che poi mentre era una caratteristica quella del pontefice massimo dell'imperatore, invece è diventata una carica ufficiale con Teodosio nel 393, per cui la questione diciamo si è evoluta fin tanto che a un certo punto il vescovo di Roma, che era lui un eretico e non, esatto, e non la chiesa di Roma d'Oriente a essere eretico,
perché, certo. Perché la chiesa diciamo originaria, quella dell'Oriente, era Ligia ed è tuttora Ligia a distanza di 2000 anni. Eretico e usurpatore. Certo. Quindi ed è Ligia alle leggi originarie, appunto, tuttora a distanza di 2000 anni, non è cambiato praticamente niente nella ritualità. Di cui è erede? Chi è erede? Oggi chi è l'erede di quella realtà? Alessio I. Esattamente. Alessio III mi pare che è diventato. Vabbè, insomma. Cirillo! Cirillo, giusto. Sì, anche Alessio è uno dei pontefici. Sì. Anzi, dei sì. Come si chiamano quelli di Oriente? Marca Madonna. Vabbè, non lo so. C'hanno un nome sì. Nome particolare. Al momento non mi. Non mi sovviene. Sì, è un nome particolare che sta a identificare il Papa d'Oriente. E allora lì che cosa succede? Che a partire da quell'epoca lì, 393 abbiamo detto, e 475-76 Romolo Augustolo, crolla tutto, rimane in piedi però la figura, la rappresentazione e diciamo, l'iconografia del personaggio papale. Sì. Che integra su di sé tutte le potestà, i poteri e i ruoli del pontefice, senza però più avere l'obbligo e l'onere di mantenere in piedi un impero che costa l'ira di Dio. Esattamente. Un impero che viene trasformato. Basta comandarlo indirettamente, esatto. Come fanno da allora. Come fanno avevano capito perfettamente, era una questione già. La programmazione neurolinguistica la conoscevano perfettamente. Perfetto, senza, loro. Senza averla codificata ancora al momento. Vabbè, insomma, fatto sta che viene appunto portato in piedi, messa in piedi questa struttura del personaggio del Papa, e da lì vengono stipulate anche le normative per l'elezione, fra l'altro, del Papa, che non è quella attuale, perché il Papa all'epoca e fino al 1254, se mi ricordo bene la data, ma attorno al 1250, viene nominato primariamente non dai religiosi e dai credenti cristiani, ma dal popolo di Roma, tutto il popolo di Roma, anche quelli che credevano ai cazzi loro. Capito? E allora lì sorge il problema, perché quando tu sei nelle mani del popolo non sai mai come programmare la questione. Esattamente, no? Perché l'abbiamo visto dalla storia. Basterebbe citare Cola di Rienzo, Arnaldo da Brescia. Sono due pietre fondamentali del percorso del papato, di quello che ha avuto come conseguenza il papato e dato come conseguenza il papato. Insomma, fatto sta. Tal proposito, parlando di Carducci, quando fu invitato a tenere una conferenza relativamente a Giordano Bruno, scrisse: io praticamente non me la sento perché avrei preferito fare qualcosa relativamente a Arnaldo da Brescia. Vuoi mettere. E non sbagliava. Però vuoi mettere. Giordano Bruno è quello che è il più grande pensatore di tutto il Rinascimento. Certo. Ho perso un po' il filo. Quindi siamo tornati un po' avanti e indietro saltando di vari secoli per spiegare l'evoluzione e le contaminazioni fra un'epoca e l'altra. Insomma, fatto sta che si arriva al 1250 circa, dove il re veniva eletto dai suoi feudatari, quindi non era più una questione di parentela. Perché in quel periodo lì erano quelli che contavano, certo, quelli che avevano i grandi elettori di Germania, sì. Grandi elettori di Burgundia, erano, certo. Quelli che avevano obiettivamente il potere. Perché niente. Anche lì c'erano state tutta una serie di sommosse, di sommovimenti vari nel corso dei secoli, per cui la dinastia carolingia, francofona o sassone, come poi è successo attorno al 990, anno 1000 più o meno, con Ottone I, II e III, e da lì la figura dell'imperatore non era più una questione di famiglia, ma era una questione anche e soprattutto di elettorato
diciamo, eletto, no, eletto, non eletto l'elettorato, ma eletto come elettorato. Sì. Spero che si sia capito. No, no, comunque va bene. Cioè, eletto come elevato, ecco, come elevato, eletto come elevato, superiore. Electus. Come superiore, diciamolo in latino. Ecco, ecco. Allora, la cosa incredibile, quindi, ma comunque vera, è che finalmente si era, in quell'epoca così buia, così torva, come raccontano gli storici, in realtà era una situazione estremamente fluida, estremamente democratica, direi addirittura, perché non c'era un potere centrale, non c'era un potere assoluto, sia per quello che riguarda l'impero e sia per quello che riguarda il papato. E allora che succede? L'assolutizzazione viene secoli dopo, ma adesso lo raccontiamo. E allora, insomma, che succede? Quindi erano due poteri labili, nel senso che potevano essere fluidi, no? Un momento era al comando il Papa, un altro momento era al comando un imperatore o pseudo imperatore, al momento erano al comando la Lega Lombarda, con Pontida, no? E così via. Pontida. Vabbè, Pontida, da chiaro, non fa il pignolo sempre. Insomma, fatto sta, giusto, Pontida è Pontida. Però dove a tutt'oggi giustamente fanno la commemorazione, perché della la Lega Lombarda giustamente ha dato un bel po' di legnate a Federico II. Quindi ricordiamoci, insomma. Sì, che però non era il caso, non il caso. Noi, era un'altra motivazione, era una questione di tasse, questione di democrazia. Era una questione di usurpazione, diciamo così. In quelle condizioni noi siamo sempre per Federico. Beh, detto il Barbarossa. Tieni presente che Barbarossa è durato più di 30 anni al potere, 35 anni mi pare, quindi insomma non è una cosa. Ha siglato un'epoca. Che non era il cantante, attenzione, ha siglato un'epoca, ha modificato tantissime, è intervenuto in tantissime cose, anche molto positive. Certo. E, diciamo, il problema generale degli imperatori della sua epoca e anche precedente, il problema era sempre il soldo da dare ai militari. Il problema era quello, pagare i militari, perché se no sfuggivano al controllo, diventavano bande, diventavano di tutto e di più. Come oggi. Come adesso, né più né meno. Insomma, fatto sta che si arriva al 1254. Allora che succede? Succede che il Papa dice no, sono io il primo, e l'imperatore dice io sono quello che comanda. Allora incomincia a nascere quella che poi è chiamata l'epoca delle investiture. Perché? Sulle quali leggeremo poi una cosa relativamente a Corradino. Ah, sì. Andiamo. Altro grande personaggio, molto più importante secondo me di Federico II. Molto. Perché molto ha fatto anche a livello giuridico, a livello legale, legislativo, cioè scusate. Insomma, fatto sta che si incominciano a prendere le posizioni, diciamo, consolidate. Ognuno cerca di fare la propria strategia e immediatamente viene nominata la inamovibilità e santità del Papa, tutte le cavolate che volete, ma soprattutto l'elettorato del Papa non è più il cittadino romano, i cittadini romani, ma l'insieme dei cardinali nominati dal Papa, ovviamente. È chiaro. E lo stesso vale per l'imperatore. L'imperatore dice, Enrico IV dice, guardate, io sono il primo, il pribello, il più santo, il più importante, eccetera, e sotto di me c'è il Papa. E da lì poi c'è la famosa bolla di Bonifacio VIII, del 300, del 1300, che dice che tutto quello che sta sotto il cielo è di proprietà del Papa certamente. E della chiesa romana. Della chiesa romana. Certo. No? E perché in contrapposizione, una volta per tutte, di sfida intercorsa fra Enrico IV e Gregorio VII, che porta appunto
all'incrudimento non della si lotta. Chiamava Bonifacio ma Bollifacio. Era comunque un Caetani, cioè certo. Un pirata, ricordiamocelo sempre. Sempre. I cui diciamo dominio, dominion, diciamo così all'inglese. Esatto. Il dominion era Fiuggi Anagni, dove avvenne il famoso episodio dello schiaffo di Anagni da parte dell'interposta persona mandata dal re di Francia. Esattamente. Che non mi ricordo più come si chiamava. Nemmeno io. Che gli ha dato uno schiaffo non col guanto. Ma col guanto di ferro! Così impari. Cioè, ha preso il guanto di ferro e non ha pesato 3, 4, 5 kg e gli ha tirato in faccia. Ecco, e ha fatto molto male. Da lì se l'è legato al dito. Come no? A quel dito lì. Vabbè. Vabbè, insomma. Io adesso racconto la storia in maniera molto, diciamo, sì, grezza e molto ruvida, diciamo così, ecco, ma per far capire a grandi linee, a grandi tratti, quello che, che è successo a proposito della diciamo, diatriba, della lotta per l'investitura che ha riguardato soprattutto la Germania e poi l'Italia, la parte d'Italia che diciamo, partiva dallo Stato della Chiesa e poi fino alle repubbliche marinare, esatto, fino al confine col Brennero, esatto, Tarvisio, eccetera. E uno dei re d'Italia, per esempio, è stato Berengario I. Berengario I è stato un personaggio molto importante, che era, faceva capo a Trento, se mi ricordo bene. Sì. La sua sede, diciamo, sì, dominicale era Trento. Ed è stato un re d'Italia importante perché ha rischiato anche per un certo momento di diventare lui imperatore. Vabbè. Vabbè. Non a caso il Papa aveva chiamato Franchi. E l'hanno fatto fuori subito a Berengario. Subito, subito. Lui è anche il figlio Adelchi. Non mi ricordo se era il figlio Adelchi, sei sicuro? Adelchi era il figlio di Berengario, vabbè, non me lo ricordo cacchio, più. Un momento di vuoto di memoria. Vabbè, insomma, fatto sta, tornando alla guerra per le investiture, perché a un certo punto trovano un compromesso. Allora, inizialmente le investiture le faceva ognuno per conto proprio, poi a un certo punto, invidioso l'uno dell'altro, il papato e l'impero, nominavano quasi sempre lo stesso principe o conte o vassallo di qualunque livello che gli serviva come prestanome. Tutti e due lo stesso personaggio, per cui quelli non sapevano più se ubbidire, in molti casi, se ubbidire al re, o cioè all'imperatore, oppure al papa. E da lì tutta una serie di contrasti di vario genere. Ma la cosa importante è che nel corso poi degli anni ci sono state una miriade di guerre che hanno portato a una situazione stranissima. Tu ti ricordi benissimo quando Ottone di Bismarck, Ottone. Al 1840-50 cercò di raccogliere in un unico regno la Germania, i principati tedeschi. Tu te lo ricordi benissimo quanti erano questi principati con te, eccetera, in Germania? Un numero infinito. No, tu lo dici sempre. Quanti erano? Circa? Ma c'erano 280. 300, circa 300. Allora, questo è successo nel 1850 circa. Perché poi la fase terminale... La grande operazione di Bismarck è stata quella di creare la Germania odierna. Certo, che poi è culminata nella guerra del 1866... Esattamente, contro l'Austria. Contro l'Austria per completare, diciamo, l'assetto territoriale, politico, sì, socio-economico, eccetera, tedesco. Allora, uno dice, ha risolto. Secondo te, allora, mi ha sentito parlare di aree circoscritte? Non ho sentito parlare. Di città extracircondariali. L'hai mai sentito? Non le conosco. Secondo te, che cosa sono queste città circondariali? Che sono città che sono fuori dal circondario. Extracircondariali, Sono fuori dal circondario. Ma in che senso? Non lo saprei dire. Molto lo dico. Allora, intanto sono 317, esattamente le stesse che stavano nel 1850. Esattamente. Perché è vero che i territori sono stati ceduti all'imperatore
prussiano, che li ha conquistati con la battaglia di Sedova, certo, contro l'Austria. Certo, soprattutto, ma che è successo? Sentino un botto. Vabbè, la cosa incredibile è che queste 300 e passa sono state, diciamo, esautorate dal contea, dal contado, ma le città sono ancora aree, cioè sono città extracircondariali, è il nome esatto. Che cosa significa? Significa, dopo, mi dispiace, poi a qualcuno, se vuole, gli mando gli elementi, perché c'è qualche documento che qua e là nelle biblioteche appare, no? Stranamente. Allora, stranamente, queste città non solo hanno diciamo, i governi amministrativi comunali, no, hanno l'esenzione il potere statutario e si chiamano Freistaat, cioè città libere. Che se vuol dire città libere significa che non c'hanno nessuno che sta sopra. Libera città di Magonza. Anche di Trebisonda, di Trevini, di Colonia, eccetera, eccetera, eccetera. Le città sono 317. Che vuol dire? Vuol dire che in Germania le posizioni politiche, le elezioni politiche, il potere politico dipende dalla cittadinanza della città che si chiama città extracircondariale. Ed è un potere che equivale a quello statale. Allora, noi sapevamo, per esempio, che i Länder, quanti sono i Länder? Non te lo so dire. Allora, noi abbiamo sempre detto che erano 23 o 24, no? E invece questi 23 o 24 sono 16 adesso, quindi il numero esatto non lo sa nessuno. Ma soprattutto non lo sa, nessuno dice mai che in Germania ci sono 317 microstati, perché sono stati... Nel vero senso della parola. Sono stati elettivamente e politicamente indipendenti dalla Germania. E questo spiega... E quando dicevamo noi, qui in questa querela, in questo libro, c'è una querela che parla appunto della mancata sovranità e indipendenza e, diciamo, potere di permanere in giudizio a livello internazionale. Cioè, sì, la Germania non esiste internazionalmente, l'abbiamo dimostrato anche attraverso varie altre direttrici, ma soprattutto non esiste neppure perché non esiste da mai, non esiste la Germania, non esiste come Stato unitario. Mentre l'Italia ha fatto la guerra di indipendenza per diventare Stato unitario, loro hanno dovuto fare dei compromessi, perché altrimenti non avrebbero vinto. La fazione di Bismarck e di, come si chiama, il teutone? Oh! Il principe, il re. Oh, un momento d'amnesia anche per me. E anch'io. All'epoca di Sissi. Quello che c'aveva la lancia in testa. All'epoca della regina Sissi. Sì. Esatto. Di Francesco, moglie di Francesco Giuseppe, che fu sconfitta. Proprio adesso in televisione fanno vedere tutti in retroscena di quella terribile guerra che c'è stata. Oh, mi ricordo il nome di Bismarck, non mi ricordo lui. È il colmo. Chiamalo, se lo vuoi chiamare Ottone, chiamalo Bronzo. Allora, insomma, per concludere, cioè nel corso di circa 700 anni ci sono state tutte queste lotte intestine, ricordiamo le distruzioni delle città in epoca luterana, no? Certo. Della distruzione di Colonia. La Colonia non è stata distrutta a cazzo, è stata distrutta perché era una, come Magonza, facente parte del territorio della Chiesa, controllata direttamente dalla Chiesa. Esatto. Sia in epoca... Erano principati ecclesiastici, è fino, chiaro. Come dire, fino all'epoca... Ancora di... oggi! Esatto. Ancora oggi. Esattamente. Incredibile. Cioè, questo... quando ho saputo, ho percepito prima, non ho saputo, ho detto, ma cazzo, qui c'è questa frase che suona male. Sono andato a vedere, effettivamente è così. Cioè ci sono 317 città, Stato,
come le città-stato medievali, esatto, italiane, né più né meno, che si governano da sole o eventualmente in coordinamento con lo Stato centrale. Quando noi parliamo di Germania, no, voglio dire, noi abbiamo davanti agli occhi uno Stato, stato italiano. Io pensavo che fosse una federazione di Länder, invece sì, no, è una federazione di Länder e di Stati. Esattamente. Noi pensiamo, perché la vittoria di Bismarck non ha unificato la Germania, tant'è vero che durante il secondo conflitto mondiale, ricordiamoci che quelli che hanno combattuto, ad esempio, c'era il Regno di Baviera. Il Regno di Baviera è finito nel 1919, vuol dire che fino all'epoca e la Baviera, era controllata dalla dinastia. No. Come? C'era il re di Baviera, ma che dici? Sì, però era uno dei principi di sostegno alla Chiesa romana. Questo è un altro discorso. Monaco è sempre stata fondata in epoca medievale proprio per resistere agli attacci. Come ci fanno vedere nei filmati televisivi dedicati alla regina Sissi, si vede benissimo come Francesco Giuseppe, che si stava preparando per fare questo scontro epocale con la Prussia, e cercava in tutte le maniere di garantirsi l'alleanza tanto della Baviera quanto dell'Ungheria, che non erano uno scherzo. Quando noi vediamo queste cose, quando noi vediamo che nel primo conflitto mondiale si sono risolte queste cose, comprendiamo perfettamente che... E si comprende anche il perché il Führer Adolf Hitler, la prima cosa che ha fatto è l'inclusione dell'Austria. Esattamente. Non poteva essere... La storica video che si vedono i tedeschi che alzano su il passaggio a livello e lo piegano... Ma quello del passaggio a livello e della conquista della Polonia. Della Russia. Dell'Austria. Quello del 39. Del 38. È l'Austria. Ti confondi? Vabbè, io me lo ricordo benissimo. È l'Austria. Vabbè, questo ci spiega, e lo ripeto, di come le cose non appaiono anche se sono descritte. Ovvero sia, noi italiani vediamo la Germania in una maniera che non è quella che è. E la facilità con cui Hitler è andato al potere è dovuta proprio a questa... Ha sentito un botto, guarda come trema. A questa coincidenza, guarda, sì, e questa copresenza di tanti stati, perché ovviamente il nazismo, ad esempio, è nato in Baviera. A Monaco. Il putsch di Monaco non è... Un elemento classico, strano. Il classico discorso importantissimo tenuto nella birreria centrale, esatto, di Monaco. Monaco, dove io sono andato 1922, mi pare, sì, o 23, e dove mi sono bevuto delle grandi quantità di birra. Vabbè. Era buona? Buonissima, beh, va bene. Appena è la birra, più famosa di come cazzo si chiama. Che te la portano le kellerine mega galattiche e i boccali, oltretutto la giunonica tedesca, e con quel corpettino vabbè, e ci siamo stati anche lì, abbiamo anche cantato, come capita in questi casi. Allora, tu hai detto quello che dovevi dire, io faccio una piccola lettura. No, aspetta, sì, volevo solo aggiungere che tutto quello che abbiamo detto finora si può in parte estrapolare anche dal testo del libro, ma dopo lo pubblichiamo, ne parliamo. Vai. Allora, leggo una paginetta da questo libro, che è intitolato Storia del Medioevo, di Costanzo Rinaudo, pubblicato da La Barbera nel 1920. Ultimo erede legittimo della casa Hohenstaufen era il giovine Corradino, il figlio di Corrado IV. Hohenstaufen oppure Saufen anche. Sì. Hohen, cioè senza sì, staffa. Certo. Hohenstaufen, cioè, senza staffa. Dipende dallo staffiere. Se c'è lo staffiere che te la regge, va bene.
Alla leggiadria della persona Corradino aggiungeva prontezza d'ingegno, sensi elevati, costumi gentili. Leggo queste cose per dire che c'è stata una interazione costante tra la Germania e l'Italia. Non è mai cambiata, a parte il fatto che l'Italia per diventare indipendente ha dovuto combattere contro i possedimenti dell'Austria, quindi noi abbiamo avuto gli austriaci in Italia sempre, ma a parte questo non si può dire la Germania è un altro paese, no, fa parte integrante della storia nazionale italiana. Alla leggiadria della persona Corradino aggiungeva prontezza d'ingegno, sensi elevati, costumi gentili. Non a caso tutti gli imperatori e tutti i papi venivano eletti a Roma, venivano nominati a Roma, anche in epoca medievale. Tant'è vero si diceva appunto re di Roma, sì. Tant'è vero che anche, certo. Anche Napoleone, era re Napoleone di Roma. Fece nominare il figlio re di Roma e il figlio è morto come re di Roma. Era un borghese il figlio, no? Era uno... Era, che borghese? Cioè, è morto la moglie, una borghese ha sposato. Ma che c'entra? Quella è Paolina Borghese. Paolina Borghese, che chi ha sposato non mi ricordo più. Si è sposata Camillo, si chiamava Camillo. Sì, giusto, Camillo Borghese. Che dicono essere stato. Che era la sorella di Napoleone, giusto? Sì. Adesso ho correlato, sì. Ecco. Non mi viene a mente. Oh, è quella. Il figlio di Paolina Borghese, o no? Non è lui no. Che era principe di Roma? Re di Roma? No. Re di Roma era il figlio di Napoleone. Ah, esatto, ecco, sì. Adesso... Figlio di Napoleone con la principessa d'Austria. Tant'è vero che alla morte di Napoleone. L'Aiglon, che viene chiamato L'Aiglon, cioè l'aquilotto, visse nella corte imperiale dove l'hanno lasciato morire giovanissimo, a ciò che non rompesse i coglioni. Sì, ok. Ricordiamocelo bene, sì, lui è vissuto nella corte imperiale. Sì, sì. Vabbè, le sventure della sua casa. Vabbè, era figlio della colpa, eh? Ma non era figlio della colpa, era figlio della figlia... dell'imperatore. Oh. Ma che aveva avuto la colpa di farlo con Napoleone. Ah, certo, ma Napoleone all'epoca era l'imperatore. Era in auge. Era però l'imperatore con lei grande. Ma decaduto era da biasimare, certamente. Sconsacrare, certo. Le sventure della sua casa gli avevano maturato l'animo, che anelava guerre avventurose, conquiste e vendette. Infiammato dai giovani amici suoi e stimolato dai fuoriusciti ghibellini di città italiane e dagli esuli del regno di Puglia e Sicilia, Corradino raccolse con alienazione dei suoi domini e dei suoi beni paterni un esercito di 10.000 guerrieri per tentare la riconquista del regno usurpato da Carlo d'Angiò. Queste sono storie reali che vanno ricordate. Nell'ottobre 1267, il giovine quindicenne per la Valle dell'Adige... Oh, ricordiamo che una dei sacchi di Roma è stato fatto da Roberto d'Angiò, figlio di Carlo d'Angiò. Esattamente. Quindi il sacco di Roma vero non l'ha fatto Alarico, l'ha fatto d'Angiò. Gli angioini, da sempre legati agli interessi economico-politici del papato, ricordiamocelo. Certo, perché era intervenuto per aiutare il papa sempre. Inizialmente, poi visto che c'era ha fatto il sacco. Giustamente, che era contro il popolo, perché scusate, il sacco di Roma del 1527 era contro il popolo, hanno ammazzato il popolo, certo. Hanno diventato le donne del certo, popolo, certo. Il papa si è salvato. Certo. Scendeva a Verona. Ricordiamoci che il Papa, se mi ricordo bene, era un Medici, era Clemente VII. Certo, che faceva parte delle guerre tra l'impero e la Francia. Clemente VII? Clemente VII. XII mi pare. No, VII. Leone XII. No. Leone XIII. Allora, quello del Leone X era sempre un Medici. L'altro Papa Medici, che però era morto attorno al 1512, se mi ricordo bene, che poi è subentrato il Papa Guerriero. Sisto V. Sisto V. Come cazzo si chiama? Sisto! Della Rovere. Della Rovere. Giuliano Della Rovere. Esattamente.
che, di cui è erede la, la famosa attrice, la giovane attrice con i capelli rossi. Ah. Ed è una della rete. Vabbè, certo, non so tanti della Rover, eh. Vabbè, insomma. Allora, scendeva a Verona, accolto con grandi onoranze dai ghibellini, là convenuti da ogni parte d'Italia. Quando noi parliamo della Lega, parliamo di un'organizzazione politica che ha una consistenza storica che risale qui, Quindi non possiamo pensare alla Lega come un qualcosa di transeunte. No, un po' più anche anteriore, perché certo, ovviamente. Parla delle lotte contro Federico Barbarossa. Ovviamente. Però qui, vedi, scendeva a Verona, accolto con grandi onoranze dai ghibellini là convenuti da ogni parte d'Italia. Da Verona volse a Pavia nel gennaio del 1268. Parecchi mesi trascorsero nell'inazione tra gli abbandoni dei congiunti, le diserzioni dei guerrieri lasciati senza paga, la miseria e lo sconforto. A sollevarlo sopraggiunse l'alleanza di un avventuriere, Enrico di Castiglia, fratello del re Alfonso X, il quale, insignitosi di Roma ed eletto senatore, spogliava i templi, monasteri e palazzi per mandare soccorsi al giovane svevo. Intanto già la rivoluzione scoppiava in Sicilia, la Calabria si agitava. Oh, ricordiamo la rivoluzione del Sesì. Sì. Dei mestri siciliani, sì, che per riconoscere i francesi gli facevano dire ceci e loro, certo, dicevano se sì, certo, intanto già e li ammazzavano subito, giustamente, certo. Intanto già la rivoluzione scoppiava in Sicilia, la Calabria si agitava, i saraceni si rivoltavano nella Puglia, la Repubblica di Pisa offriva le sue navi a Corradino. Questo è la questa è la memoria storica che noi dobbiamo ricordare di tutti gli avvenimenti interni all'Italia di oggi. Noi ci dobbiamo ricordare di queste cose. Il 4 aprile del 1268 Corradino era a Pisa. Di là fece vela una flotta verso la costiera napoletana e Sicula per aiutare le popolazioni sollevate in favore dello svevo. Mentre Corradino, con l'esercito rafforzato di nuove genti per Pisa e Siena, volgeva a Roma, ove entrava in mezzo a canti di gioia il 24 luglio. Corradino, sembra l'entrata di Garibaldi. Fidente nella buona riuscita dell'impresa, Corradino risolvette di valicare l'Appennino, attraversare gli Abruzzi, spingersi nelle Puglia, congiungersi coi saraceni, prima di attaccare Carlo d'Angiò. Ma questi, che stava appunto all'assedio di Lucera, con mossa rapidissima di monte in monte, giungeva il 22 agosto in una valle dirupata dell'Abruzzo, tra il villaggio di Scurcola e quello di Tagliacozzo, qui a due passi da la Roma. Battaglia di, la famosa battaglia di Tagliacozzo, quando quella del 1268. Quando apparivano le prime file dell'esercito svevo. Il 23 agosto fu combattuto in quella valle una fiera battaglia. L'esercito angioino era diviso in tre schiere, due di fronte al nemico, la terza comandata dal re in agguato dietro a un monte. Gli svevi ruppero le due schiere angioine, ma mentre sbandati ne seguivano i superstiti, furono improvvisamente assaliti dalla terza schiera. La notte accrebbe lo scompiglio. Molti dei capitani svevi caddero combattendo e furono fatti prigionieri. Corradino, con pochi dei suoi fidi, poté trovare scampo nella fuga. Corradino, a marcia forzata, rifece la via già percorsa per riparare in Roma, ma giuntovi s'accorse che la sconfitta gli aveva alienato gli animi. Travestito da contadino, andò errando per la campagna romana, finché giunse alla spiaggia di Astura, ove sorgeva il castello dei Frangipane. Torre Astura. Largamente beneficiati dagli svevi, però... Oh, ricordiamoci che i Frangipane era una famiglia nobile napoletana che controllava il commercio del pane. No? Famosissima. E non lo so.
Aspetta. Vicino a Tolfa che c'è? Ah, sì, sì, esatto. Anche loro qua, esatto, hai ragione. Sì, qui molto importante. No, ma come si chiamava? La materia prima. Che al lume. Che era servita al mondo intero. E quelle cave di allume hanno diciamo, continuato a produrre fino al fine degli anni 50, all'inizio degli anni 50. Esatto. Perché? Perché attorno al 1820, 1850, no, aspetta, 1870, è vero che avevano inventato un acido chimico in laboratorio che permetteva il fissaggio dei colori sui vestiti, sui tessuti. Ma all'epoca... Però per poi ampliarsi ampiamente con diffusione capillare ci è voluto più di 60-70 anni. Sperò Corradino... Ed era una fonte di ricchezza enorme. Enorme. Sperò Corradino... Pio II, che era il proprietario originario... Sì. Di oddio, l'ho detto prima, a Lumiere, ci ha comprato il papato. Certo. Lui da banchiere, la famiglia sua era di banchieri, con quei soldi aggiunti a quelli della banca, ci ha comprato il papato nel 1562. Ma chiedetevi, cari amici, perché i banchieri hanno più soldi degli altri, cioè di quelli che lavorano. È interessante, no? Ma quel barone facinoroso, volendo ingraziarsi il Papa e Carlo d'Angiò, consegnò Corradino e i suoi compagni ad Angioino. Furono tratti prigionieri a Napoli. Carlo, per dare le sembianze di un giudizio alla sua premeditata vendetta, convocò un'assemblea di baroni, capi d'esercito e giuriconsulti. Ma quando vide che il tribunale pendeva alla solutoria, senza ascoltarci pareri e difese, pronunziò contro tutti sentenza di morte. Fu eretto il palco davanti alla città in cospetto della Marina e la furono tratti i condannati il 29 ottobre 1268. Dicesi che Corradino volgesse serene e forti parole agli astanti, abbracciasse i suoi compagni e piegasse quindi il capo alla mannaia del carnefice mormorando: «Ai madre mia, qual dolore ti ho dato!» Al supplizio di Corradino seguirono in tutto il regno spietate vendette contro i suoi partigiani. Confische, uccisioni, saccheggi e sterminio di città annunziavano la mala signoria forestiera. Più feroce fu la repressione in Sicilia, ove le popolazioni avevano più apertamente acclamato il giovane svevo e si agitavano per la causa vinta, più fervidi campioni. Poi i primi Angioini, 1266-1309. Voglio appunto farvi capire, cari amici, quanto sia stata l'importanza della presenza del Vaticano nella storia d'Italia, perché il Vaticano a questo punto, cioè il Papato, ha contrastato qualsiasi forza capace di unificare l'Italia e soprattutto appunto gli svevi. No, ma basta vedere che questa volontà non era, diciamo, rivolta solo all'interesse italiano, era rivolta all'interesse di qualunque città, di qualunque nazione evoluta, potente e ricca. Cioè il papato voleva semplicemente arraffare tutto l'arraffabile per recuperare le spese d'aver comprato e pagato il papato. Come esatto. Ha dimostrato Pio II, come ha dimostrato fino ad ultimo anche Pio XII. Soprattutto Pio XII. Che era figlio della dinastia dei... Pacelli. Pacelli, banchieri della Brembana. Quindi, cari amici, vicini e lontani, la storia è questa, non quella che raccontano. Pace e bene. Sempre... So long. Ricordatevi che l'ultimo Papa è un Papa tedesco, è stato un Papa tedesco, non è un caso. No, non è un caso. Vi racconto adesso come abbiamo fatto, diciamo, impostato il libro che adesso presento.